Ragazze, buongiorno. Scusate la visuale più del volante che di altro, ma vi ho messo un po' di corsa lì e quindi non sono riuscita a fare di meglio. Allora, stamattina non si capisce il signore cosa vuole fare, se vuole attraversare, vuole attraversare. La signora anche si tuffa sotto la macchina e niente, solo che appunto stamattina c'è il mercato, io dovrei andare al negozio del mio gestore telefonico perché pago una fucilata solo per la tariffa, solo per l'offerta, chiamate, messaggi, sapete, no? Cioè messaggi, internet. Io anni fa feci questa offerta con il telefono e tutto quanto, ora il telefono non c'è più, quindi insomma sto pagando una fucilata per... Ah, guarda lì che c'è un bel posticino. Sto pagando una fucilata solo per l'offerta del telefono e quindi sta diventando un pochino dispendioso. Quindi vorrei chiedere, avendo partita IVA, magari passando a business, magari c'è qualcosa di più conveniente. Insomma, adesso provo a sentire, solo che apre tra un'ora e boh, nel frattempo mi prenderò un caffè. Salto pluritemporale e niente, alla fine non ho risolto nulla per il gestore telefonico perché devo aspettare intorno al 18 di maggio. In realtà è il mese in cui posso cambiare la tariffa, è questo, ma devo aspettare ancora dei giorni, quindi boh, vedrò poi per fine maggio. Sono passata un attimino al Carrefour a prendere due cosine perché i bimbi mi chiedono da giorni di fare il cinema, visto che ieri Fede, oltre ad aver preso un bellissimo voto di italiano, ho preso 8 più, quindi sono contentissima, ha anche fatto i compiti già per domani, gliene manca forse uno che hanno aggiunto adesso. Ho preso le loro patatine preferite, così ci vediamo un film tutti insieme. A parte che Riccardo mi ha chiesto se gli prendevo una birretta, ho preso questa qua con questo caprone. È carinissimo. Non l'avevo mai vista questa birra, sinceramente in questo Carrefour hanno tutte cose sempre un po' che in giro magari si trovano meno. Kozel, non lo so, premium, quella, boh, era in offerta, gli ho preso questa così prova qualcosa di diverso. Poi ho preso queste due cotolettine di pollo da fare adesso a pranzo a Federico, appunto, che deve ancora pranzare. Ho trovato i torcetti, costicchiano, questi qua, 4 euro e qualcosa, però ci sono piaciuti molto l'ultima volta, li ho voluti riprendere. Poi ho preso un pacchettino di insalata da mettere insieme al pollo, due pacchetti appunto di queste qua, le loro preferite, le Fonsis. Poi ho preso un pacchettino di Wuster perché dobbiamo portare Aaron a fare tipo un inserimento in un posticino che ci hanno straconsigliato per non si sa mai se dobbiamo andare via, se vogliamo farci un weekend da qualche parte, se avessimo mai necessità anche la prossima. Ecco, l'avessimo saputo prima, la ristrutturazione del bagno forse era meglio farlo stare là, però comunque ce la siamo giocata abbastanza bene e quindi ci hanno chiesto comunque dei wusterini al maiale per farsi insomma conoscere bene. Altre patatine e poi ho preso questo pensierino. Ah, ho preso anche delle caramelle per i bambini, le loro Mentos preferite alla frutta, un pacchetto a testa. E poi ho visto questa qui e gliel'ho presa a Riccardo, così mi andava di... l'ho vista alle casse, mi è venuto in mente lui e gliel'ho presa, così pensierini per tutti, diciamo così. Basta, adesso rimetto tutto a posto, vi ho fatto un mini svuota la spesa in macchina, adesso vado a prendere la bobina e ci vediamo dopo perché sono in ritardo già di un minuto.
Qui abbiamo un mago in famiglia, ebbene sì. Qualche giorno fa ho scoperto che Fede è un mago, fa giochi di prestigio con le carte e quindi adesso ve le fa vedere un paio. Sei pronta, Bubi? Questa è una magia importante. Vai, mago. Allora, secondo te, qual è l'asso di quadri? Ok, sicura? Quello? Ok, quindi ora le giro. Dov'era l'asso di quadri? Quello che mi hai appena detto che era quello. Questo? Hai visto bene? Mi sa che hai visto male perché questo è un asso di cuori, qui c'è l'asso di quadri. Ero sicura di averlo lì, ho visto un quadrato. Amore, Sì. ma poi ha fatto una magia, amore. Qua ci sono gli altri. Prossimo trucchetto di magia, sei Se pronta, ce la Ale? puoi Tu ce la puoi fare, indovinare giusto, ma Ma penso sei un po'. pronta? Ale, stop quando vuoi. Top. Prendi la carta. Guardala solo tu. Ok, rimettila lì, dritta. Ok. Ora. No, Glielo dico nell'orecchio. no. Dai. La sai tu, ricordatela. Ricordatela bene. Allora, guardiamo. Allora, adesso con questa magia tornerà qua sopra. Era questa? Era quello, amore. Hai un fratello mago, Ale. Come facciamo? Quindi? Vuoi Scioccata, se rifarlo? n'è andata la famiglia. Dai, facciamo l'ultima volta. You know everything about me, like I need my territory. So why are you still so needy? You're in over your head. Phone is ringing, always at a bad time. Every time I flash your name, always leaving. Then you got me chasing you like I'm the one to blame.
ragazze, chiacchiere della sera, ho finito di sistemare tutto e niente, mi sono già messa a letto mentre aspetto Riccardo che arriverà e mangerà, quindi comunque ci metterà un po' a salire, però nel frattempo mi fermo 2 minuti perché anche oggi non mi sono fermata un attimo tra le pulizie, i compiti e abbiamo fatto poi anche un cinemino, ci siamo visti Beethoven che Ale non aveva mai visto e a me e a Fede piace un sacco come film e poi che altro, niente, poi pulizie, cose di questo genere e quindi arrivo sempre a quest'ora che proprio stendo le gambe e mi rilasso 2 minuti. E niente, in tantissimi mi state chiedendo come mi sto trovando con il bagno nuovo. Molto bene, ovviamente, cioè quando ci entro è proprio relax. Poi vi dico anche che il profumino con i bastoncini si sente tantissimo, quindi proprio c'è un profumo di pulito, no? Di buono, buono, mi piace. E anche far la doccia ci troviamo molto bene. L'abbiamo fatta tutti, l'abbiamo provata già tutti, è piaciuta a tutti, quindi niente da dire. L'angolo lavanderia comodissimo, perché comunque rispetto a prima che avevo la lavatrice di fronte all'asciugatrice, è sicuramente tutta un'altra cosa. E basta, questo è stato un video un po' di tutto e niente, perché non ho grandissime cose da raccontarvi. A parte appunto questa commissione per il telefono che dovevo fare per l'offerta telefonica e poi niente, sono venuta a casa anche perché Riccardo non era molto in forma, stamattina era un po' così, quindi sono venuta a casa e ho fatto due cosine e poi niente, era già ora di uscire di nuovo perché tra prendere Ale lui andava a lavoro. Alla fine le giornate veramente volano, ragazze. Siamo già a maggio, mi sembra ieri che era autunno, siamo già quasi in estate, è pazzesco. Però vola, vola. Veramente ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, penso da quando abitiamo qua, forse, non lo so, mi sembra che il tempo mi scorra via tra le mani, non lo so, non riesco ad acciuffarlo che mi scappa via stile saponetta, no? Cioè proprio non mi rendo conto che è arrivato un qualcosa che è già finito. Oppure magari dico, tra 20 giorni è il mio compleanno. Boh, è già passata una settimana dal mio compleanno. Cioè, proprio va via velocissimo. E poi niente, in tantissime in direct mi avete chiesto appunto come mai ho sentito questa necessità di riavvicinarmi un po' alla chiesa, ragazze, ma non è che ora è solo il mio pensiero fisso, semplicemente sentivo il bisogno di riavvicinarmi un pochettino, di pregare di più, di andare ogni tanto nella casa del Signore, niente di eccessivo, ecco. Io sono sempre stata cristiana, non è che lo sono da oggi, ho fatto chissà che cambiamenti, però ho sentito il bisogno, quasi come fosse stato lui a chiamarmi, a darmi questo campanellino d'allarme, no? Come dire, non lo so, non so spiegarvelo, credetemi, però è andata così, è andata realmente così, io ve l'ho semplicemente raccontato, poi ripeto, ognuno ha le sue credenze, le sue religioni, non giudico nessuno, non voglio essere giudicata, quindi molto serenamente vi ho semplicemente detto cosa mi è successo, quindi lo sto mettendo in atto anche se silenziosamente, anche senza pubblicarvi chissà che cosa, perché sono cose comunque abbastanza personali, però sicuramente sto frequentando di più la messa della domenica, piuttosto che quando mi sento scoraggiata, magari per qualcosa. Prego, anche dentro di me, silenziosamente, sotto la doccia, in qualunque momento io sento il bisogno di avere Gesù più vicino, io lo chiamo, io lo prego in questa maniera, ecco. Quindi semplicemente questo.
E poi credo nella sua storia, credo in quello che è successo in passato. Mi piace anche un sacco un film, ripeto, che ho visto sulla storia di Gesù. Insomma, molto, molto tranquillo. Me la sto vivendo molto tranquillamente, vi dico la verità. Però, visto che mi avete chiesto, ho preferito dirlo. Ecco, e basta. Quindi, questo è tutto. Questo vlog di tutto e di niente finisce qua. Mi vado un po' a riposare, monto questo video e vi mando un grande, 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 grande bacio. Vi voglio bene e buonanotte se state per andare a dormire oppure se buona serata o buongiorno in base a che cosa, in quale momento siete in mia compagnia. Per il resto vi saluto e ci vediamo domani.